volanti, arrivati all'arrivo da un quarto d'ora, forse anche meno. Com'è stato questo lunghissimo viaggio? Inizio io, Andre. Vai. È stata una settimana che valeva penso un mese. Questo tour, secondo me, 5 tour di quelli che abbiamo fatto. È stato impegnativo per la natura selvaggia che comanda e ci ha remato un po' contro. Quindi ci ha messo in grosse difficoltà, ma noi siamo grami, noi teniamo duro e alla fine siamo arrivati. Condizioni meteo difficili in diversi giorni, avete preso... Abbiamo preso acqua, abbiamo preso neve, abbiamo preso glass, vento, umidità, tantissima umidità. Fra l'altro io ero partito già raffreddato, quindi è stata una lotta nella lotta. Però insomma non ho mai pensato un momento di ritirarmi, anzi ho cercato di tenere il cancello dell'arrivo, ovvero il traguardo, dall'inizio alla fine, e abbiamo proseguitato. E certo è una guerra, molli bastoni, mangi, dormiamo, non dormiamo, no, via, si dorme un'ora, mezz'ora e via, tutto così, 8 giorni così. Della nostra tribù penso che siano nati solo noi, perché siamo cognati, perché ci vogliamo bene, ci conosciamo, ci scorniamo, sì, però... Però è così. Vi scornate anche in quota mentre correte, sì, oppure? Sì. Però poi un colpo di bastone siamo. Perché di c'è uno o l'altro che vuole riposarsi e mangiare, oppure su quello siete allineati, sull'andamento? Andiamo d'accordo come se fossimo moglie e marito. Però ogni tanto sai, ha un po' anche la tensione, quindi uno un po' più stanco. Volete vedere i miei occhi? Ve li faccio vedere. Sì, guardate che splendida. Siete riposatissimi, sembrate riposatissimi. Qual è stato il momento più complicato per entrambi? Quello più divertente invece? Allora, per me il più complicato è stato stanotte arrivare all'Hotel Italia, perché abbiamo trovato una bufera di neve, non si vedeva niente. Io, vabbè, non uso più gli occhiali perché li ho persi a Planava lo scorso anno. Non l'ho più ritrovati. Basta, quindi perché ricomprarli? Non servono, sembra di non avere delle coltellate negli occhi, non si vedeva nulla. Poi alla fine siamo riusciti ad arrivare. E poi vabbè, una cosa che mi ha segnato molto, le facce di due ragazzi che sono entrati al Frashay dopo una notte passata a Bettolino. Questi erano allucinati e quello mi ha lasciato un po' segnato. La cosa più bella, secondo me le emozioni più belle, è poi conoscere persone che ci gravitano intorno, le storie, le passioni. Panorami quest'anno abbiamo visti pochi, perché abbiamo visto tanta neve, tanto ghiaccio, tanto vento e tante nuvole anche. Però di positivo c'è il rapporto che ho con Andrea, che è unico. Certo. Avere un cognato, amico, fratello e ragazzo. Che ho vissuto nella gara è stato quando siamo arrivati su Cime Bianche, che praticamente c'era questo paese lunare che era completamente ghiacciato, c'era veramente verglasse, e anche se eravamo dotati di lampioncini e quant'altro, era proprio il freddo, c'era una temperatura di meno 15 con venti forti, percepita meno 40, e ad arrivare allo Stambecco c'era da stare in quel posto ancora 2 ore e qualcosa. E nonostante l'abbigliamento stra adeguato, perché comunque avevo 2 maglie in lana intime, una maglia in lana maniche lunghe con i manicotti sotto, un piumino 100 grammi, un guscio 40.000 colonne d'acqua e un piumino 100 grammi, non avevo freddo, però dovevo stare in movimento. A stare fermi c'era da controllarsi. Certo, immagino. Un momento bello che ricordo della gara, c'è stata una collaborazione tra me e Diego, era un pelino in difficoltà, però eravamo in un posto diciamo un pochettino scomodo, dovevamo andare via, e allora in 448 gli ho dato una mano, ho ferrato il cavallo e come l'ho ferrato ho iniziato a correre, e per me lì è stata la gioia più grande. Momenti esilaranti in cui avete scherzato, riso, è stato veramente 7 giorni di lunga fatica. No, ma il fatto di scherzare e ridere noi fa parte del gioco, soprattutto se troviamo qualcuno che non conosciamo e raccontiamo le nostre vicissitudini, anche perché è un po' di anni che facciamo queste cose, quindi escono fuori le storie del lupo, altre storie... Della vecchia, La vecchia, ci sono cose simpatiche, escono fuori, ma... essendo lungo il viaggio hai possibilità anche di scherzare e trovare situazioni in cui ti puoi divertire. Effettivamente questo è stato il tour, almeno dal mio punto di vista, più duro, perché
l'energia che tu consumavi anche solo per respingere le intemperie non avevi per fare altro. Certo. Quindi cercavi di centellinare. Vi rivedremo l'anno prossimo. Non ci sono più tratte più lunghe da fare e più complicate, quindi cosa deciderete di fare? Il glacier penso che quest'anno l'abbiamo visto proprio nella sua natura, nella montagna cruda, quindi io forse ero stato un pochettino, come posso dire, ambizioso a poter pensare di fare un glacier più sereno, visto che l'avevamo fatto già l'anno scorso, quindi godermelo un po' di più. No, quest'anno è stato un glacier vero, con temperature da montagna e quant'altro, e penso che per me questo vale doppio. Non credo che il prossimo anno rifaccio un glacier, per il momento. Poi penso anch'io. Poi all'arrivo si dice una cosa, sì, poi di solito si cambia idea. Poi tanto io lo chiamo, Ander, ma ti ricordi quella cosa che abbiamo visto quella sera, ti è piaciuto? Anche perché poi cominciano i sogni, e tutti i sogni sono sempre lì. Comunque, gare lunghe adesso vediamo cosa succede. Sicuramente andiamo in montagna tra qualche mesetto. Sì, domani sono già al mare, quindi va bene. No, vabbè, invece il discorso degli story è stato importante. C'era della tensione nei rifugi, perché sapevano che noi controllavamo il menù, l'accoglienza, qualcuno si trattava un po' meglio. Ci chiedevano se volevano il doppio pasto. Però devo dire, per esempio, il sit-in ci è trattato molto bene. Tanta roba al sit-in. Anche il sit-in, c'è stata un'accoglienza bellissima al rifugio delle guide Afrashei, sì, che era gestito da ragazzine giovani. Devo dire che mi sono sentita a casa al Pararaie. Da Biona Patrizio, lui è stato veramente, mi ha fatto sentire a casa. Stilerete una guida tutta vostra dei rifugi? Dobbiamo fare niente locale, adesso siamo anche un po' confusi perché... Certo. Comunque siamo un po' confusi, quindi dobbiamo fare mente locale. Quando abbiamo fatto un paio di birre con la stringa. Sì, sicuramente. Però ci mettiamo dentro la camminata, non è che si va a mangiare e non si cammina. No, certo. Assolutamente. No, nei rifugi no, dobbiamo cercare di... Sentite, ci andiamo a riunire con la famiglia, cosa ne pensate? Esatto, noi vi riauguriamo, vi diamo i nostri complimenti per aver concluso questo Tortegia. Siete i due cognati di ghiaccio, giganti di ghiaccio. E vi auguriamo una buona giornata e buon riposo soprattutto. Sì, grazie. A Lampedusa domani.